Eccoci ritornati in diretta solo per fare un grande salto dall'altra parte del mondo perché stiamo per intervistare una cantante, compositrice e conduttrice radiofonica peruviana di origini italiane. Lei è Aida Orezzoli, cantautrice italo peruviana, come già anticipato, originaria di Castelluccio Superiore, in provincia di Potenza, nella bella Basilicata. È un'artista conosciutissima nell'America Latina ed è una cantante cattolica, motivo per cui abbiamo pensato di intervistarla, anche perché mette il suo talento al servizio dell'evangelizzazione. Ciao Aida, siamo felicissimi di averti con noi. La prima domanda che vogliamo farti è: quando nasce il tuo amore per la musica e come diventa appunto strumento di evangelizzazione? Il mio amore per la musica. Penso che c'è quello che mi fa vivere. Nasce per me da quando ero molto piccola, di bambina. Tutto lo penso, lo sento, lo trasporto alla musica, quella ragione che ispirano tutta la mia esistenza. Di sicuro prima come un gioco classico da bambina, ma dopo con il tempo inizio tutta una formazione professionale per il canto. Appena con 15 anni, per studiare e imparare canto professionale con grandi, notabili maestri e professoressa, la musica diventa per me strumento di evangelizzazione nel momento che io, al piedi di Nostra Madonna Santa Maria di Guadalupe, in ginocchio, vi offro tutto il mio cuore come donazione, dico: madre mia, questa è la mia voce, fai con me, con la mia carriera, tutto quello che tu vorrai per me. E così, della mano di Maria Santissima, andiamo avanti per questo cammino, con lei sicura, al progetto di vita che Dio vuole per me, attraverso la missione, attraverso propriamente la cultura, l'arte, la musica. Per me, ogni giorno c'è un motivo di sorpresa, perché apro il mio cuore alla novità, perché con Dio tutto, ogni giorno tutto è nuovo. Ecco, poi tu vivi appunto in America Latina, in questa bellissima nazione che è il Perù. Quanto è importante la musica per le popolazioni sudamericane e che riscontro hai avuto in questi anni? Le popolazioni sudamericane rappresentano più o meno 422 milioni, quindi 8% nel caso di America Latina, con caratteristiche particolari per considerare radice e così ritmi musicali con quello la gente si identificano. America come continente della speranza, diceva San Giovanni Paolo II, è molto la musica importante come motivazione popolare, integrazione del popolo di Dio, di tutta la famiglia universale. Per me c'è un'esperienza unica in questi anni, molto arricchente per me, perché io ho impegnato molto tempo, mi ho impegnato molto per imparare degli diversi musicisti di altre nazioni come foraggio dal suo proprio folklore, tradizioni, e di questa forma comunicare attraverso il linguaggio musicale, che c'è un linguaggio universale, il linguaggio
del cuore, melodie meravigliose. Vengono alla mia memoria il mio album Bienvenido, Benvenuto, che c'è una produzione bilingue, spagnolo, croata, bellissima. Dobbiamo quindi pertanto per imparare di ogni persona di altra. Tanto per imparare ogni persona di altra. E potremo farlo dopo, insieme, come una fusione, una forza come intercambio culturale, un riflesso di unità come una invitazione chiarissima dall'Evangelio. Grazie, grazie Aida. Lo dicevi in apertura, hai iniziato a cantare giovanissima, la tua carriera è ricca di tante tappe, molte soddisfazioni, ma qual è il ricordo professionale più caro che conservi? Il più grande momento nella mia vita che ricordo, come grande regalo, il più grande regalo sicuramente, veramente l'incontro con nostra madre, Santa Maria de Guadalupe, nella insigne e nazionale Basilica di Santa Maria di Guadalupe, nella Città del Messico. Poter cantare consecutivamente tre anni per lei nella sua festa, ogni 11 dicembre, per la serenata popolare per lei. Vi ho dedicato il mio canto Santa Maria Virgen de Guadalupe, così si chiama la mia canzone che ho scritto. Il mio canto, il mio amore, il mio cuore per la Madonna. Sono un'artista nettamente guadalupana. C'è una emozione indescrittibile e come figlia di Maria, poter ritornare altra volta presenzialmente, c'è il mio grande sogno. Grazie Aida, è stato davvero molto bello averti qui con noi. Tra l'altro parli molto bene italiano, anche se evidentemente ti sei aiutata con degli appunti, come è giusto che sia, però ecco, siamo felicissimi di averti potuto intervistare, per cui grazie di cuore per averci concesso questo momento. Un saluto molto speciale per tutta la famiglia di Padre Pio TV, vi ringrazio tantissimo per questo momento, per questa intervista, e siamo sempre uniti nel cuore di Gesù, di Maria e sempre con San Pio da Pietrelcina. Tante grazie, auguri. Come detto, grazie mille, come detto siamo noi che ringraziamo te, tienici aggiornata sugli sviluppi della tua carriera artistica, perché saremo davvero felici di ritornare in Perù con un video collegamento con te per conoscere gli ulteriori sviluppi del tuo percorso artistico. Grazie ancora a Aida Orezzoli, cantautrice italo-peruviana, che ha concesso questa intervista su Just Today per Padre Pio TV. Bene, ci fermiamo ancora qualche altro istante e poi torniamo insieme per le battute conclusive della puntata di oggi e i saluti finali.